Ciao ragazzi e ragazze, come vi dite, volevo approfittare un attimo perché mi sono svegliata più presto e niente, volevo fare il video del Salvamise in collaborazione con Teresa. Ciao Teresa, un bacio. Come avete visto dal titolo, quello che voglio parlarvi di, diciamo che questo mese mi ha salvato tantissimo questo balsamo labbra della Viverde che si trova alla Coop. Allora, che cosa dire? Siccome io uso, non so, a parte il caldo, non mi trucco normalmente, immaginiamoci ora con questo caldo esagerato che ci sta stando. E quindi avevo notato che, in poche parole, passare proprio senza il rossetto, perché nemmeno, cioè, non truccandomi proprio, le labbra cominciavano a seccarsi, addirittura proprio si screpolavano proprio. E quindi per me questo qui è stato il salvamese. Perché lo sto usando continuamente e che dire di questo balsamo? Allora, è un prodotto che fa parte, come vi dicevo, della linea Viverde e si trova alla Coop. Diciamo che allora, è completamente verde, poi dopo vi farò vedere pure i lynci perché l'ho trovato sul sito. Idrata perfettamente le labbra, però non ha profumazione, non ha alcuna profumazione. Allora, all'inizio io l'ho pure, mi sembra, non so, l'ho detto in un video che io non mi trovavo, però se poi dopo si comincia ad usare spesso, cioè non ci fa caso più, non ha questa profumazione, diciamo nell'interna. E io mi sono trovata. Allora, si trova naturalmente quando si acquista, sta in un cartoncino. E infatti, su questo cartoncino sta scritto che non contiene oli minerali, parabeni, siliconi, né coloranti, eccetera. E ci sta scritto naturalmente i riferimenti poi dell'azienda produttrice della Coppo, in poche parole. Niente, quindi io ora lo scatolino non ce l'ho, poi è un prodotto che comunque non è testato sugli animali e quindi si presenta così. Allora, il colore, questo è quasi nuovo, il colore va sul giallo, un colore giallo, quindi è buonissimo, cioè io mi sto trovando davvero bene. Vi ho detto all'inizio non mi trovavo, non, cioè, il sapore sembrava che come se mettevi l'olio in bocca, cioè invece poi dopo usandolo sempre diciamo che è veramente ottimo. È molto facile da applicare, ed è, come ho detto prima, c'è molta idratazione, quindi diciamo che svolge il suo lavoro perfettamente. Infatti io lo metto, diciamo che prima lo mettevo molto più poco, tipo lo mettevo quando per esempio mi trucco, lo metto più poco perché avendo il rossetto, però ora lo metto per esempio mattina, appena mi si seccano le labbra me lo metto, quindi mattina, la sera, il pomeriggio, cioè quando mi sento queste labbra mi sono proprio abituata, perché poi è un'abitudine poi, e quindi pure l'effetto che ha è pure lucidante, quindi è come se metti quasi un lucido. E quindi sinceramente molto gradevole. Allora, e niente, diciamo che una recensione piccolina, e quindi lo consiglio veramente a tutti quanti. A chi poi piace invece una profumazione pure, che non ci piace avere questo, cioè magari gli può dare fastidio, non lo so. No, quindi però è buonissimo. Vi faccio vedere infatti una Lynch che io l'ho trovato sul computer. Vedete, è tutto verde. Mi pare, sai, sul sito di Lola, sai cosa ti spalmi? E quindi è completamente verde. E quindi mi piace tantissimo. Poi sto testando anche altri shampoo, perché mo sto alla ricerca di uno shampoo
che non sia dell'azienda in sostituzione della Unica, dell'azienda, perché per il momento non me lo posso prendere ancora e quindi devo trovare uno shampoo in sostituzione perché sto impazzendo. Infatti volevo provare quelli della Omea perché ho capito che ce l'ha il Carrefour, quindi a breve devo vedere, avendo visto il video quello di Carlita, la Omea che tiene questi shampoo all'aloe vera, voglio sinceramente provare questi prodotti. Perché comunque abbiamo visto, ragazzi, che comunque ci sono molti, ormai il biologico lo stanno inserendo anche nei supermercati con dei prezzi low cost. E niente, do un bacio a Teresa. Teresa, ti mando un bacio. Questi video qua che sto facendo in collaborazione con te mi piacciono tantissimo. E niente, ragazzi, vi mando un bacio, al prossimo video.